Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo finalmente un video sui manga, in quanto sarà un video acquisti, seppur abbastanza piccolino, però appunto ci tenevo a farvi vedere un po' le cose nuove che ho acquistato. Il primo manga che vi mostro è Lieselotte e la foresta degli spiriti di Natsuki Takaya. Questo manga è edito dalla Planet Shoujo e, piccola parentesi, perdonatemi per la mia voce nasale e rauca, ma ho un raffreddore orribile e quindi se appunto mi sentite con una voce un po' strana è per quello. Comunque, questo manga è edito dalla Planet Shoujo al prezzo di 4,50€ ed è il primo volume, è già uscito anche il secondo se non sbaglio, però non l'ho ancora acquistato e l'ho letto ed è veramente molto molto carino. Natsuki Takaya è la stessa autrice di Fruit Basket e Il Canto delle Stelle, che appunto sono due manga che ho adorato, più Il Canto delle Stelle in quanto Fruit Basket non l'ho ancora concluso nonostante siano anni che ce l'ho in corso, ma non l'ho ancora concluso, però anche quello comunque mi piaceva abbastanza. E appunto il tratto dell'autrice è veramente un tratto che mi piace molto molto molto, anche se è particolare e può anche non piacere a parer mio, cioè può piacere come no. E la storia è molto interessante, quindi non vedo l'ora di comprare il secondo volume perché appunto sembra davvero una storia intrigante. Successivamente ho acquistato il volume 5 di Orange, edito da Freshbook al prezzo di 6,90€. Questo qui è purtroppo l'ultimo volume della storia di Orange, appunto l'ultimo volume di questa fantastica storia che io ho adorato pagina dopo pagina, e anche quest'ultimo volume non mi ha assolutamente delusa. Sono felicissima di aver potuto leggere questo manga e di averlo apprezzato così tanto, perché è uno di quei manga che mi rimarrà dentro per sempre, che comunque ricorderò sempre con profondo affetto e appunto a cui sarò sempre molto legata e che sicuramente più avanti rileggerò. È una storia che vi consiglio tantissimo e vi farò una recensione magari un pochino più approfondita, poi non ve ne parlerò più, lo giuro, ed è veramente un manga bellissimo, una storia che va letta secondo me da chiunque. Successivamente abbiamo Bloody Mary di Akaza Samamiya, il primo volume edito dalla J-Pop al prezzo di 4,40€. Questa qui è una novità del mese di aprile credo, e me l'ha preso mia mamma, l'ho fatto fare una spedizione in fumetteria da parte mia e mi ha preso di sua spontanea volontà, mi ha preso questo. Il tratto è molto molto bello, mi ha ricordato anche quello dell'autrice di Kiss of Rose Princess, anche se appunto non è la stessa autrice, però sono comunque molto curiosa di leggerlo. Lo hanno paragonato, ho sentito dire, un pochino a Vampire Knight, appunto perché parla di vampiri fondamentalmente, e io sono molto curiosa, appunto non l'ho ancora letto perché è proprio arrivato da poco, però sembra molto interessante, sono curiosa, appunto molto curiosa di vedere cosa ne penserò. La spedizione in fumetteria che ho fatto fare a mia mamma, perché io stavo male, è stata quella di comprare il volume 1, il volume 3, il volume 4 di Maid-sama. Il volume 2, come avete potuto notare, non c'è, ma perché il volume 2 lo possedevo già in precedenza. Grazie a Giulia del canale Fanny Red, che saluto e ringrazio tantissimo, vi lascio il link del suo canale qui sotto in caso voleste andare a dare un'occhiata al suo canale, io ve la consiglio tantissimo, veramente tantissimo. Appunto mi ha consigliato di mandare avanti la serie nonostante io avessi già visto l'anime, quindi la storia mi piacesse già e avessi già il secondo volume da secoli, però per un motivo o per l'altro non avevo mai continuato a leggere, il manga, e quindi non so neanche come si conclude alla fine, la vera fine del manga, in quanto l'anime si conclude prima del manga. E però appunto mi ha spronata, visto che ho avuto anche una specie di blocco del lettore da manga, mi ha spronato e ho deciso di ricominciare a ricomprare manga con Maid-sama appunto, e devo dire che mi sta piacendo tantissimo, sto riscoprendo questa storia frizzante, divertente, molto tenera, però anche veramente un clima esilarante all'interno di questa storia che ha sia un tratto veramente veramente carino e dinamico, ci sono veramente tantissimi dialoghi, come potete notare sono veramente molti, ed è una cosa che ho apprezzato perché comunque non è una lettura, è una lettura sì leggera, però che comunque ti chiede un po' di impegno per leggerla e che comunque non vola in 3 secondi, perché spesso per leggere un manga ci vogliono 10 minuti perché ci sono 2 dialoghi a pagina, invece qua ce ne sono molti, ed è una storia veramente carina e tenerissima e tutta kawaii, perché vedete anche le copertine come sono carine, io vado matta per queste cose. E quindi ringrazio ancora tantissimo Giulia perché sono super super contenta. Volevo prendere anche Host Club, però il volume 4, che è quello che mi serviva perché i primi 3 li ho già, non, anche quello consigliato sempre da Giulia, non c'era, perché lo stanno ristampando, alcuni volumi li stanno ristampando, quindi c'erano dal volume 5 in poi, ma il 4 non c'era. E quindi penso che comprerò il 5 e tutti gli altri e poi il 4 lo recupererò se in seguito, anche se non c'era nemmeno il volume 6, ora che ci penso, in fumetteria, perché anche quella la voglio assolutamente recuperare. Infine
infine vi mostro un fumetto che non è un manga. Sto parlando di Cotton Tales di Loputin, o comunque di Jessica Cioffi. Loputin, sì, Loputin è il nome d'arte. È un fumetto tutto italiano di questa ragazza, edito dalla Shock Dom, che è una casa editrice sinceramente che non ho mai sentito nominare. E devo dire che mi ha conquistata tantissimo, per prima cosa il tratto, come potete già vedere dalla copertina, veramente bellissima. Sono entrata in fumetteria e tra l'altro la ragazza che lavora lì mi ha detto che l'autrice avrebbe fatto l'incontro proprio in quella fumetteria il sabato successivo a quando l'ho acquistato. Purtroppo non sono riuscita ad andare all'incontro, ma mi avrebbe fatto veramente veramente piacere. Sono stata molto colpita dalle illustrazioni veramente fantastiche, il modo in cui l'acquerello e le chine vengono date, cioè mi è piaciuto tantissimo, prima di tutto per questo motivo, e poi l'ho aperto e ragazzi è una cosa fenomenale. Guardate un po' che roba. Comunque vi lascio qualche tavola in giro, magari o qualche illustrazione in giro per il video. È una storia che in realtà devo ancora finire di leggere, l'ho iniziata ma non l'ho ancora conclusa. Guardate qua che roba, ed è un mix tra il Lolita, è un mix tra Lolita, steampunk e macabro. Perché in questa trama, nonostante abbia un sacco di cosine kawaii, come potete vedere anche dal tratto e dal da tutto, insomma, dagli abbigliamenti che vengono dati ai personaggi, i volti, insomma, anche questi orsetti che ci sono qua, è tutto molto kawaii, ma allo stesso tempo tutto molto macabro, che unito al kawaii fa un effetto ancora più strano. Ed è una cosa stupenda, cioè, e mi ha colpito prima di tutto per il disegno, ed è veramente fantastico. Una storia molto particolare che non vedo l'ora di finire, appunto, per sapervi dire le mie opinioni, perché appena lo concluderò vi voglio fare una recensione. E che dire, dovrebbe anche uscire un artbook di questa ragazza con le sue illustrazioni, e io sicuramente lo acquisterò se uscirà, perché veramente deve essere una cosa stupenda. Mi ha colpito prima di tutto il tratto, io sono innamorata dell'illustrazione, come sapete faccio il liceo artistico, quindi cioè adoro l'arte in generale e soprattutto adoro l'illustrazione, quindi quando ho visto queste tavole mi sono subito venuti gli occhi a cuoricino. E la trama è molto interessante, molto intrigante. L'unica cosa che non ho apprezzato molto a mio parere per il momento sono i volti maschili, che sono molto belli, ma quasi tutti sono molto molto femminili, molto, talmente tanto da sembrare quasi donne. Anche il protagonista stesso sembra una donna praticamente, che ci sta, però tutti i maschi, quasi tutti di questa storia, hanno dei volti molto molto femminei. E appunto questo era il mio bottino di questo periodo. Sono poche le cose, lo so, ma come sapete ho letto veramente pochi manga, ho ricominciato adesso a riacquistarne un pochino, però appunto mi voglio rimettere in carreggiata e recuperare tutto quello che mi è rimasto indietro. Niente ragazzi, spero appunto che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete letto qualcosa di quello che vi ho mostrato, se siete interessati a farlo. Niente, spero che appunto il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!